Ciao a tutti e benvenuti sul canale Excel Espresso. Oggi vedremo come creare delle finestre di dialogo, dette Message Box, tramite l'uso del linguaggio VBA. Le finestre di dialogo o di messaggio, chiamate Message Box, sono associate ad eventi decisi da noi, per dare delle indicazioni, per confermare qualcosa, per avvisarci di un errore o per permetterci di effettuare una scelta. Per far comparire a video queste message box, il comando utilizzato sarà MSG box, ma vediamone subito la sintassi. Prompt indica il messaggio che vogliamo visualizzare. Buttons ci permetterà di inserire delle icone sul messaggio, indicare i vari pulsanti da visualizzare o entrambe le cose. Title, in questo caso indicheremo il titolo della message box. Help file è un argomento che identifica il file della guida. Context è un valore numerico che identifica l'ID per l'argomento della guida. Di tutti gli argomenti che abbiamo visto, l'unico ad essere obbligatorio è quello che identifica il prompt. Di conseguenza, partiamo dalla struttura più semplice e vediamo insieme le varie opzioni. Inizieremo da questo foglio di Excel, giusto per avere qualche dato di partenza. Quindi, portiamoci nell'area di sviluppo e scriviamo la nostra macro. Diamo il nome alla sub, che chiameremo Message Box. Quindi, sub message box. Invio. Quindi digitiamo MSG box, aperte le apici. Questa è una message box. Chiuse le apici, invio. Premiamo F8 e questo è il risultato. Abbiamo creato una finestra di dialogo in cui compare il messaggio che abbiamo scritto fra apici e quello che possiamo fare è confermare premendo il pulsante OK. Ovviamente possiamo scrivere messaggi dal contenuto dinamico. Per fare questo ci viene in aiuto la tabella sul foglio di Excel. Tramite il simbolo della I commerciale aggiungeremo il contenuto della cella A1. Quindi scriviamo MSG box, aperte apici, scriviamo tabella, chiudiamo le apici, mettiamo la E commerciale e andiamo a prendere il range A1. Aperta parentesi, aperte apici, A1, chiuse apici, chiuse parentesi, invio. Portiamo qua sopra, premiamo F8 ed ecco il risultato. Abbiamo concatenato il testo tabella al contenuto della cella A1. Come potete vedere, di default il titolo della casella, questo qui, è Microsoft Excel. Quindi, dando un nome all'argomento facoltativo denominato title, potremo cambiare questo campo. Diamo OK. Facciamo un copia e incolla della riga precedente. Ctrl-C. Ctrl-V. Aggiungiamo due virgole. Come vedete dallo screen tip, Excel ci dice che siamo sull'argomento title. Quindi, tra apici, mettiamo il nostro titolo. Resoconto fatturati. Chiudiamo le apici, invio. Spostiamoci sempre sulla riga. F8 e come potete vedere, ora la finestra di dialogo si chiama Resoconto fatturati. Diamo OK. E ora vediamo come scrivere un testo su più righe, sfruttando sempre il contenuto della tabella. Portiamoci qui e quindi scriviamo MSG box,
tabella. Mettiamo il contenuto della cella A1, quindi e commerciale, range, aperta parentesi, aperte apici A1, chiuse apici, chiusa parentesi, di nuovo la e commerciale per concatenare, aperte apici, mesi, chiuse apici, nuovamente la e commerciale, mettiamo il comando VB new line, un ulteriore e commerciale, il contenuto della cella C2, range, C2, nuovamente e commerciale, VB new line, e commerciale, mettiamo il contenuto della cella D2, e commerciale, nuova riga, ed infine il contenuto della cella E2. Ecco qui. Spostiamo il cursore sulla riga precedente, F8, ed il comando VB new line fa sì che il testo venga scritto su una nuova riga. Diamo ok e vediamo una variante dell'istruzione VB new line usando il comando CHR10. Il risultato sarà sempre quello di mandare a capo il testo. Quindi qui scriviamo MSG box tabella, mettiamo la nostra e commerciale, CHR tra parentesi 10, aggiungiamo nuovamente una e commerciale e ripetiamo CHR 10 e quindi mettiamo il range A1, e commerciale, invio. Come vedete, ho scritto due volte il comando CHR10, questo per lasciare una riga vuota tra la scritta tabella ed il valore della cella A1, ottenendo questo risultato. F8, ecco qua. Di nuovo ok, e ora facciamo uno step successivo e vediamo come inserire le icone di sistema nelle message box. Partiamo dal messaggio critico, quindi scriviamo MSG box, aperte le virgolette, messaggio critico, chiuse le virgolette, virgola, VB critical. Spostiamo la riga qua sopra, F8, ed ecco il messaggio con l'icona di una X bianca su sfondo rosso. Ok? Proseguiamo ora con il messaggio informativo, quindi MSG box, apici, messaggio informativo, chiuse apici, VB information. Invio. Nuovamente F8. Ed ecco il risultato. Ok? Ora è il turno dell'icona con il punto di domanda. MSG box. Messaggio con il punto di domanda. Virgola, VB question. Proviamo sempre con F8. Ok. Ed infine il punto esclamativo. MSG box. Messaggio
messaggio con il punto esclamativo. VB exclamation. Facciamo partire la riga e vedete l'icona col triangolo giallo e il punto esclamativo. Diamo ok. Fino ad ora abbiamo visto come unico pulsante quello denominato ok, e l'unica operazione che ci era consentito di fare era quella di confermare per far chiudere la finestra di dialogo. Ma dovete sapere che possiamo mettere anche una combinazione. Possiamo, per esempio, usare un tasto sì ed uno no, il quale, abbinato alla condizione if, ci permetterà di effettuare delle scelte. Vediamole insieme. Qui sotto scriviamo MSG Box, tra apici, messaggio, con pulsanti, sì, no, virgola, VB, yes, no, invio. Il comando VB yes no dirà appunto ad Excel di inserire i due tasti. Spostiamo il cursore qui, F8, e come potete vedere abbiamo ottenuto una casella con i due pulsanti. Ovviamente, non avendo dato alcuna condizione, in questo caso specifico premere sì oppure no non genererà alcun avvenimento. Vediamo come inserire la condizione if per fare questa operazione. Copiamo ed incolliamo la riga precedente, ma questa volta assegniamo il risultato ad una variabile che chiameremo box1. Per questo motivo dobbiamo mettere all'interno delle parentesi la sintassi della message box. Portiamoci qui e scriviamo box1 che sarà uguale a msgbox, aperta parentesi, apriamo le apici, messaggio, con pulsanti, sì, no, chiudiamo le apici, come fatto prima mettiamo VB, yes, no, e chiudiamo la parentesi. Scriviamo ora il gruppo if box 1 è uguale a VB yes, quindi premerò il pulsante sì, then mettiamo nella cella G1, quindi range, aperta parentesi, apici G1, la scritta hai risposto sì, sempre tra virgolette, else in caso negativo, copiamo questa parte qua sopra e andiamo a cambiare con hai risposto no. Ricordiamoci di terminare il gruppo if con il comando end if, spostiamo il cursore qua sopra e verifichiamo il tutto con F8. Vedete che ci compare la message box, premiamo sì, F8 nuovamente, e vedete che nella cella G1 compare la scritta hai risposto sì. Riportiamo nuovamente il cursore qua sopra, F8, in questo caso rispondiamo no, F8 per far avanzare, e nella cella G1 ritroviamo la scritta hai risposto no. Ora, senza elencare tutte le tipologie possibili, vedremo un paio di altre combinazioni di pulsanti che possiamo mettere. Per cui posizioniamoci qui e scriviamo box 2
uguale MSG box, aperta parentesi, aperte apici, messaggio con pulsanti ok ed annulla. In questo caso il comando sarà VB ok cancel, chiusa parentesi, spostiamo la riga qui, F8, ed ecco la message box con il pulsante ok ed annulla. Ora vediamo una combinazione di tre pulsanti, sì, no ed annulla. Quindi scriviamo qua, box 3 uguale MSG box, aperta parentesi, aperte apici, messaggio con pulsanti sì, no ed annulla, chiuse apici, virgola. Il comando sarà VB, yes, no, cancel. Chiusa parentesi, invio, spostiamo il cursore qua sopra e verifichiamo con F8. Inutile dire che anche in questo caso vale quanto indicato prima. Aggiungendo la struttura if then else di cui abbiamo parlato in uno dei video precedenti, si assegnerà un comando specifico ad ogni pulsante. Per finire, facciamo un ultimo sforzo e vediamo come far apparire sia l'icona sia i pulsanti contemporaneamente nella message box. Se volessimo abbinare i pulsanti ok e annulla con l'icona esclamativa, scriveremo, portiamoci qui, MSG box, aperte apici, messaggio con pulsanti ok e annulla più l'icona col punto di domanda. Chiudiamo le apici, virgola, mettiamo il comando VB ok cancel ed in seguito, con l'aggiunta di un più, metteremo il comando VB question. Diamo invio, spostiamo il cursore qua sopra, sempre F8, ed ecco il risultato. Abbiamo sia l'icona che i pulsanti. Le possibili combinazioni sono molteplici, quindi vi consiglio di fare le vostre prove sbizzarrendovi secondo le necessità. Anche oggi siamo arrivati al termine del video dedicato alle message box. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e spero che quanto visto sia stato utile. Scrivetevi nei commenti se vi è piaciuto e lasciatemi un pollice in su. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campana di notifica. Vi invito inoltre a visitare il mio sito web www.excelespresso.it, dove potrete trovare tante altre informazioni e curiosità. Excel Espresso, il modo più semplice e veloce per imparare ad usare Excel.